Allora, signori, benvenuti a questo quarto incontro di Psiche in Comune online. Sapete che oramai è un appuntamento a cui l'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto vi ha abituati. Sono occasioni per allargare un attimo i paraocchi, i nostri confini e arricchirci la mente. Cercare di liberarci dalle credenze tossiche e cercare in qualche modo di acquisire una visione, una visuale della vita nei vari settori, soprattutto quello relazionale e psicologico, una visione che ci permetta in qualche modo di superare più facilmente gli ostacoli che è inevitabile trovare durante questo bellissimo percorso di vita che siamo venuti a fare sulla Terra. Mi piace in qualche modo sempre pensarla come una vacanza, questo percorso che abbiamo qui sulla Terra. Invito ogni volta dei relatori che ci possono arricchire. Questa sera sono felicemente, sono veramente felice di avere qui con noi il nostro Gianluigi Pepa, è un avvocato che molti di voi conoscono, è assolutamente un avvocato di grido del nostro territorio. E Gianluigi è un avvocato che in qualche modo si occupa di varie prospettive, che si occupa anche di arte, di parecchie diciamo, angolazioni della nostra, diciamo, lato umano. Aspettate un secondo che devo trovare una questione. Eccola qui. Eccola qua. Scusate un secondo. Oggi sono venuta in comune a fare la ripresa e allora, è avvocato, jus laborista, fondatore ed amministratore dell'organismo di mediazione. È bloccato Antonella. È bloccato. Sono collegato, ma non ho audio. Tu ricevi anche se sei lì. Non si è sentito nulla? No. Non si è sentito nulla. Bene, allora ricominciamo e vediamo di risolvere il problema. Allora. Allora, l'avvocato jus laborista Gianluigi Pepa, fondatore ed amministratore dell'organismo di mediazione Vox Media. Conciliazione e arbitrato, mediatore civile professionale, scrittore di testi giuridici, editorialista per varie testate giornalistiche, dirigente di società partecipate pubbliche, eccetera, eccetera, presidente di associazione culturale e così via. Grazie, parla del...
Ecco, scusa questo intoppo iniziale, Gianluigi, tu meriti, diciamo, la migliore presentazione, però è fatta col cuore. Siamo Grazie. felici di averti qui, abbiamo a farti, diciamo, i saluti istituzionali, una persona a cui io sono molto legata perché è una bravissima persona prevalentemente proprio nell'animo ed è il nostro consigliere comunale del Sompo Emidio. Saluto anche Maria Rosaria Falco che si è collegata con noi, la nostra consigliera comunale che ci fa tanto piacere anche la sua presenza. Prima di passare la parola al consigliere Emidio per del Sompo per i saluti, ricordo che oggi tu ti proponi, diciamo, per aiutarci ad aprirci un po' le menti, ad andare oltre l'ovvio e il tradizionale, oltre i pregiudizi, ci proponi, diciamo, una lettura delle foibe, ok? Di quel periodo così cruento della nostra storia, ed è una angolazione anche un po' originale, considerai, e sarà una bellissima occasione, io so, ne sono certa, per riflettere insieme. C'è un cane, anche sulla violenza che in qualche modo insanguina sempre le nostre relazioni, dentro e fuori casa. Quindi il titolo della tua relazione sarà La storia di Maria Cossetto, che è una vittima delle foibe ed è doppiamente vittima, perché è vittima di femminicidio, tra virgolette, e anche vittima di una, diciamo, cruenta e angosciante situazione che ci ha insanguinato la nostra storia. Adesso passo la parola al nostro consigliere comunale, Emidio Del Sompo. Grazie, Emidio. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Antonella che mi dai la possibilità di portare i saluti in questa, diciamo, in questa incontro su un argomento così importante quale il discorso sulle foibe, sul femminicidio e quant'altro. Saluto anche l'avvocato Gianluigi Pepa. Del quale insomma tutti conosciamo le sue caratteristiche, le sue anche informazioni e conoscenze su questo aspetto molto, molto particolare. Ovviamente porto i saluti da parte dell'amministrazione e del sindaco. Io diciamo che avevo in qualche consiglio comunale passato. Avevo anche proposto qualcosa al riguardo sul discorso di dare più visibilità a questo aspetto delle foibe e quindi forse probabilmente mi avevi invitato anche per questo motivo, insomma, per dare più Bravo. conoscenza. Io infatti avevo con questa mia ordine del giorno nel Consiglio Comunale, io volevo che l'amministrazione si facesse promotrice di progetti scolastici volti appunto a diffondere la conoscenza dei tragici eventi legati alle foibe, all'esodo giuliano-dalmata, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, così come è disposto dall'articolo 1 della legge 92 del 30 marzo del 2004. Questo era un po'. E inoltre volevo diciamo, impegnare l'amministrazione comunale al fine che magari potesse poi intitolare anche una via, una piazza, un parco pubblico alla tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Questo era un po' per far magari spiegare bene il mio saluto in questo contesto molto importante e che al quale partecipo molto volentieri perché tanti aspetti che io non conosco. Sono sicuro che adesso l'avvocato Pepa ci farà un quadro generale molto, molto preciso e quindi lascio subito la parola e vi ringrazio Certo. ancora. Grazie anche per il lavoro che stai facendo, Antonella, che stai sempre con questa psiche in comune, stai veramente dando dimostrazione delle tue, diciamo, doti, delle tue qualità che sono assolutamente di persona sensibile e umana, quindi
vai grazie. Avanti così che stai andando molto bene. Grazie, grazie, grazie Emidio, perché è sempre bello ricevere dei complimenti dai propri colleghi, grazie. Sì, ed è vero, io ti ho invitato proprio perché ti ho ascoltato in questo tuo desiderio, in definitiva, no, di far parlare delle foibe, insomma, per non dimenticare di lasciare un segno, e subito al volo ho raccolto perché ci troviamo assolutamente in sintonia. Grazie, grazie Emidio. Adesso la parola al nostro relatore, Gianluigi. Grazie di esserci e prego a te la parola. Allora, ringrazio innanzitutto a te Antonella per la proposta che ho felicemente aderito. Ringrazio la presenza della maggioranza e dell'opposizione se ci seguiranno quest'oggi, perché in certi temi bisogna condividerli e trovare una fonte di unione e di armonia comune proprio per ritrovare l'armonia che è quella sempre del bene della nostra collettività. In questo percorso che ho voluto intitolare appunto Le foibe, la storia di Norma Cossetto, il sottotitolo che abbiamo scelto è Siviziata, martoriata e violentata, il suo ricordo, un sorriso lungo 100 anni. Attraverso un riepilogo storico andremo a verificare come nascono i conflitti, le azioni di forza e le reazioni brutali, le determinazioni nazionali, internazionali e dei semplici gruppi. E, l'immagine la vedo ferma. Continuo? Antonella, vado avanti? Ti vedo bloccata. Allora, parliamo della presentazione geografica del territorio dove andremo a trattare, appunto l'Istria, perché Norma è nata a Santa Domenica di Visinada il 17 maggio 1920 e proprio il 17 maggio 2020 ricadeva la commemorazione, la ricorrenza della sua nascita, ecco qui perché i 100 anni e il sorriso lungo 100 anni. È nata proprio nella parte occidentale dell'Istria, è vissuta a Visignano ed è stata uccisa ad Antignana o foiba di Villa Sorani tra il 4 o il 5 ottobre del 1943, nella provincia istriana. Andiamo a collocare il territorio, quindi Visinada è nella parte occidentale dell'Istria e dista a 17 km da Parenzo, che è una città più importante. Il territorio appartiene nella sua interezza alla regione geografica italiana, anche se amministrata dalla Croazia nella maggior parte dei territori, ancora dalla Slovenia e soltanto in un piccolo territorio come Muggia, San Dorligo della Valle, è un territorio italiano. Adesso, analizzato il punto geografico, analizziamo una piccola presentazione storica, passaggi salienti che ci potranno aiutare a capire il territorio e proprio il confine orientale. In quel territorio arrivarono le popolazioni indoeuropee, terre che venivano occupate dagli Istri, dai Liburni, dai Giapiti e i Carni e altri gruppi di etnici di minore importanza. Fondarono la cultura dei castellieri, soprattutto i Veneti, gli Istri e gli Illiri. Questa cultura durò dal XV secolo a.C. al III secolo a.C., fino alla conquista romana, appunto, cultura dei castellieri, civiltà dei castellieri, intendiamo il riferimento a dei borghi fortificati che erano composti da grandi blocchi che identificavano appunto la protezione ed erano identificavano anche l'etnos, l'etnia dei popoli che facevano riferimento a questo tipo di strutture murarie, che erano le popolazioni venete. Quando parliamo dei Liburni e parliamo degli Istri e soprattutto dei Liburni, che era un popolo marittimo che appunto abitava nelle coste settentrionali dell'Adriatico, la Liburnia, dal fiume Arsa in Istria fino al fiume Titius in Dalmazia, ma poi oltre alla Dalmazia settentrionale, questo popolo, che era di navigatori, fondarono delle colonie non solo nel Pesarese, ma anche qui da noi. Quindi quando noi parliamo di Troentum, parliamo dei Liburni. Quindi noi possiamo forse discendere dai Liburni, noi di San Benedetto del Tronto, anche se noi sappiamo che era la foce di Martinsicuro, quella di riferimento. Quindi arrivò quindi Augusto, che determinò nella sua riforma delle regioni della penisola italica la decima regio, Venezia ed Istria. Ecco qui fu stabilito l'inizio del confine orientale dell'Italia,
l'Istria era completamente latinizzata nel V secolo d.C. Furono due studiosi che identificarono proprio nello studio della lingua, che identifica appunto l'appartenenza attraverso i toponimi, cioè il luogo geografico e i nomi personali familiari della Liburnia, identificò che i Liburni e gli Istri appartenevano nella zona di influenza veneta. Questo si chiama Geza Alpoldi, ma anche Jürgen Jurtermann, che ha collegato proprio i Liburni della costa istriana orientale ai Veneti, nella Liburnia settentrionale, strutturalmente simile appunto a quella degli Istri e dei Veneti. Quindi abbiamo dato una identificazione nell'origine del territorio. Cadde l'impero romano, arrivarono i bizantini, che latinizzarono con il ladino, soprattutto la lingua in uso sul territorio istriano, e arrivò Carlo Magno. Nell'804, ecco, questo è un dato importante, alcune popolazioni fecero rimostranza a Carlo Magno per i primi insediamenti degli slavi, quindi stiamo parlando dell'804 d.C. L'evoluzione della lingua, dalla lingua latina al volgare italiano e alla civiltà, avvenne come tutto il resto della penisola italica, così come sorsero anche qui i comuni, che scelsero di far parte della Repubblica Veneta. La Repubblica Veneta che cresceva e dominava il territorio, tanto che si è bloccata, io sto andando avanti lo stesso, non vedo nessuno, non parlo da solo, è uguale. Dicevo, nel 932 Pietro il Candiano, il 19° doge, andò appunto a determinare, soprattutto con la pace del Rialto, il diritto di navigare e di commerciare lungo tutte le coste istriane. In questo periodo si andarono a determinare i gruppi di italici, si stabilirono lungo la costa in alcune zone interne dell'Istria occidentale. Gli slavi si trasferirono nell'entroterra su alcuni tratti del litorale adriatico orientale. La massima estensione del potere veneto si ha con l'odo arbitrale di Trento nel 1535. E questo potere Venezia lo ebbe sul territorio fino all'arrivo di Napoleone, quindi nel 1797, con la dissoluzione del suo Stato. Possiamo dire che quindi dalla pace di Rialto nel 1932 al 1797, possiamo dire quasi 1000 anni, Venezia ha dominato il territorio. Il periodo napoleonico, che in un primo momento l'aveva ceduto all'Austria col Trattato di Campoforno, per poi riprendere tutto nel Regno d'Italia, determinò quindi il nuovo orientamento sul territorio politico. Arriviamo, sempre in una sintesi storica, alla seconda metà del XIX secolo, quindi all'inizio, possiamo dire, dei moti risorgimentali, dove si diffuse in Europa il concetto di nazionalità. Tutti i paesi cercarono la propria identità nazionale con l'aspirazione di portare nello stesso ambito statale le genti parlanti la medesima lingua. Trieste era prettamente italiana in assoluta maggioranza, ma non solo, le città e le cittadine dell'Istria, le città e le isole della Dalmazia, per lingua, cultura e tradizioni. Quindi la neocostituita Italia intravede nella sua completezza, sarebbe ottenuta incorporando proprio il confine orientale, la popolazione della Venezia Giulia e parte della Dalmazia. Tanto che fu Garibaldi ad affermare nel 1863: so che l'Istria e Trieste anelano frangere le catene a cui la avvinge l'odiata signoria straniera e che affrettano con il desiderio il compimento del voto di essere restituite alla madre patria. Come conseguenza della terza guerra di indipendenza, che portò all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, l'amministrazione imperiale austriaca cominciò a preoccuparsi e tanto di voler attenuare l'influenza del gruppo etnico italiano, temendone le correnti irredentiste. Fu proprio durante la riunione del Consiglio della Corona, il Consiglio dei Ministri, quindi del 12 novembre 1866, che l'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria avviò il primo inizio della frattura e del conflitto con gli italiani in maniera determinante. Le sue parole testuali, quindi di questo consiglio, Sua Maestà ha espresso il preciso ordine che si agisca in modo deciso contro l'influenza degli elementi italiani ancora presenti in alcune regioni della corona.
e occupando opportunamente i posti degli impiegati pubblici, giudiziari, dei maestri, come pure l'influenza della stampa, si opri nel Tirolo del Sud, in Dalmazia e sul litorale per la germanizzazione e la slavizzazione di detti territori. Ecco, questo è l'inizio di una frattura, di un conflitto contro gli italiani, una discriminazione contro gli italiani che ancora nel 1909 la lingua italiana era proprio vietata in tutti gli edifici pubblici, gli italiani furono estromessi dall'amministrazione comunale. Queste ingerenze, insieme ad altre azioni di favoreggiamento del gruppo etnico slavo, ritenuto dall'impero più fedele alla corona, esasperarono la situazione, andando a alimentare le correnti più estremiste e rivoluzionarie. Il conflitto, che come dicevamo all'inizio, ha chiamato una reazione. Arriviamo alla Prima Guerra Mondiale. L'Italia, come sappiamo, era alleata nella triplice alleanza del 1882 con l'Austria e la Germania. Il trattato della Triplice Alleanza prevedeva compensi territoriali a favore degli stati quando uno dei tre si fosse ingrandito. L'Austria violò ben due volte questo trattato. Il primo, all'articolo 7, non avendo avvertito l'Italia della dichiarazione di guerra alla Serbia. E sappiamo le motivazioni che qui non andiamo a riproporre. E sia perché offrì di consegnare all'Italia, a guerra finita, delle zone confinarie talmente esigue che l'Italia non poté più accettare. Quindi a questo punto, il 26 aprile 1915, l'Italia partecipò al Patto di Londra con la Triplice Intesa, qui c'è il gioco di parole tra Triplice Alleanza e Triplice Intesa. La Triplice Intesa è con l'Inghilterra, la Francia e la Russia. E l'Italia ottenne delle rettifiche sul confine orientale, comprendendo non solo la Venezia Giulia, esclusa Fiume, ma la Dalmazia e le alcune isole strategiche. Il 24 maggio 1915 l'Italia aderì quindi alla Prima Guerra Mondiale e portò sul piano delle trattative 600.000 caduti, ma lo scopo era quello di recuperare le terre irredenti. Ecco qui, arriviamo al 24 ottobre e al 4 novembre con la battaglia di Vittorio Veneto, la terza battaglia del Piave, dove l'Italia, dopo aver resistito sul Piave e sul Grappa, sconfisse l'impero austro-ungarico. E, rimanendo attenenti al nostro discorso dell'Istria, il 3 novembre 1918 le truppe italiane sbarcarono a Trieste e iniziarono a presidiare Istria, Fiume, la Dalmazia e accolte entusiasticamente dalla popolazione. Ecco, adesso ti rivedo. Ti rivedo adesso, Antonella. Prima adesso non ti ho più visto. Quindi siamo arrivati al trattati di pace che diremo il 10 settembre 1919 con l'Austria, c'è cioè il trattato di Saint-Germain, dove si stabilì il nuovo confine orientale italo-austriaco. L'Italia annetteva la Venezia Tridentina, cioè le province di Trento e Bolzano, e la Venezia Giulia, cioè le province di Trieste, Gorizia e Pola, con esclusione di Fiume. Qui ci fu il trattato di Rapallo, che questo è il trattato significativo perché è stato stipulato con il regno SHS, cioè il regno dei Serbi, dei Croati, degli Sloveni, che segnò all'Italia tutta la Venezia Giulia, con le isole di Cherso e di Lussino, con l'inclusione dei territori di zona maggioranza slovena e croata per stabilire il confine strategico sulle Alpi. Nel 1924, con l'accordo di Roma, dopo i fatti del Vate, che ben sappiamo ma che non stiamo qui a ricordare, ci fu l'annessione di Fiume all'Italia. L'Italia quindi si era insediata nella Venezia Giulia e da quel momento aveva condotto comunque una politica comprensiva, quindi non di conflitto in quel periodo nei riguardi delle minoranze etniche slovene e croate, inclusi quindi tutti i nuovi confini. In questo periodo di vicinanza tra i popoli, intervenne la terza risoluzione della Società delle Nazioni Unite per la pacificazione delle minoranze, l'antecedente quindi dell'ONU, per evitare ancora conflitti come quello della Prima Guerra Mondiale, aveva imposto agli stati di maggioranza, e leggo testualmente, di non curarsi delle minoranze alle quali si fa l'onore di venire assimilate dalla cultura dello Stato che le ha annesse,
Il metodo generalmente praticato in quell'epoca da tutti gli stati, questo diktat lo ottemperò non soltanto la Francia, l'Inghilterra e la Germania, ma anche la Cecoslovacchia, per esempio nei confronti dei sudeti, cioè delle popolazioni germaniche all'interno di quello stato, e l'Italia aderì a questo principio nei riguardi delle popolazioni slave. Ed ecco ancora che mentre l'Austria aveva imposto una discriminazione agli italiani, in questo caso fu una volontà internazionale imporre una discriminazione nei riguardi delle minoranze, ecco, sul concetto del conflitto. E quindi ci furono delle reazioni, quindi anche qui partirono delle azioni terroristiche in quel periodo. Arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale e soprattutto alla dichiarazione di guerra dell'Italia, alla Francia e all'Inghilterra. Sintetizzo per arrivare all'armistizio. Ecco, l'armistizio dell'8 settembre del 1943, quando ci fu la dissoluzione dell'esercito italiano, dopo la fuga del re e di Badoglio, soprattutto nel territorio slavo, perché è lì che concentriamo il nostro discorso, tutto il materiale bellico delle nostre divisioni cadono in mano dei partigiani di Tito, e in questa maniera hanno avuto l'opportunità di costituire un esercito. E dopo l'8 settembre del 43 che i tedeschi vanno ad occupare immediatamente le città più importanti, come Trieste e anche altre città della Venezia Giulia. I territori giuliani, quindi diciamo i territori appunto come Visinada, meno importanti, per ricollegarci al nostro discorso, furono in balia dei partigiani slavi, che scatenarono contro gli italiani inumane violenze, furti, deportazioni, impoibamenti. Quando i tedeschi occuparono tutta la Venezia Giulia, costringendo i partigiani di Tito a ritornare nei boschi, si scoprirono proprio queste foglie, queste cavità naturali, profonde fino a 200 metri, che erano state gettate centinaia di vittime, la maggior parte italiane. Le donne venivano spogliate, seviziate. È qui che andiamo a ricordare la sorte di Norma Cossetto. Questo terrore e creò i primi esodi, ma il dato importante ancora da dire che l'odio dei partigiani di Tito era anche contro i partigiani italiani, e ricordo l'emblematico eccidio di Malga di Porzus in Friuli, dove il 7 febbraio del 45 19 partigiani italiani della Brigata Ossopo, che era di formazione di orientamento cattolico, laico, socialista, furono uccisi dai partigiani filoslavi, cosiddetti gappisti, cioè gruppi di azione patriottica, i GAP, formati in generale dalle brigate Garibaldi, formati questi gruppi dal Partito Comunista Italiano. Per iniziativa dei cittadini giuliani si formarono anche delle guardie civiche a difesa della popolazione. Un dato rilevante fu quando il maresciallo Harold Alexander, comandante dell'intero esercito alleato del Mar Mediterraneo, comunicò a Churchill che le sue truppe erano pronte a muoversi dopo aver visto le uccisioni, le deportazioni, le vessazioni degli slavi contro gli italiani. Qui andiamo a ricordare i 350.000 persone esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia. Il massacro delle foibe coinvolse in generale, e questo è un dato importante per prestare attenzione, tutti coloro che diffidavano del nuovo governo jugoslavo comunista di Josip Broz Tito. E fu particolarmente rilevante in Istria e nel Quarnaro, dove si svuotarono dei propri abitati, interi villaggi e cittadine. E qui parliamo dal 43 al 47 che sono stati gettati vivi, morti, quasi 10.000 italiani. Una vera e propria pulizia etnica. Tito voleva eliminare tutti coloro che erano diversi, sia per ideologia politica, ma soprattutto per la razza. Quindi abbiamo visto un odio che parte proprio dall'imperatore Francesco Giuseppe dell'impero austro-ungarico, che ha fomentato questo conflitto. E ancora, finalmente, arriviamo al 10 febbraio di ogni anno, dove i massacri delle foibe vengono ricordati. È a questo punto che io voglio leggere una poesia sulle foibe, scritta da Miriam Pasquali, una nota poetessa di San Benedetto del Tronto, scrittrice di libri, e così recita: Angelo nero,
la violenza non ha cuore. È un angelo nero che ha fauci fameliche di dolore. Butta polvere negli occhi, inganna la vita, deturpa la bellezza d'anime innocenti, senza alcuna distinzione. Questa le foibe. Orrore per troppo tempo nascosto, per non sapere il male procurato. Ma la verità è come un fior di loto. Emerge dal fango. E a quel punto nessuno può più negare la malvagità, l'ingiusto e infame potere, l'abuso. Oggi è tempo di riscatto e riconoscimento dalle tante vite perse, gettate in una fossa comune, mentre era ancora vivo il battito del cuore e il respiro. Questa è la vittoria di chi non si arrende ed ha il coraggio di dire qual è la verità. Bene, a questo punto possiamo iniziare a parlare di Norma Cossetto, che, come dicevo, è nata a Santa Domenica di Visitata, italiana, istriana, e vittima dei partigiani titini. Chi era Norma? Era una gioiosa, splendida ragazza di 24 anni, una studentessa appassionata. Si era diplomata al liceo di Gorizia e nel contempo frequentava l'università di Padova e lavorava anche facendo supplenze scolastiche a Pisino e a Parenza. Nell'estate del 43 si stava laureando in lettere e filosofia e preparava la tesi intitolata Istria Rossa, riferita proprio alla terra di bauxite dell'Istria. Era una persona estremamente positiva e fiduciosa del prossimo e portava con sé sempre il sorriso della vita. Spesso girava in bicicletta per i paesi dell'Istria, visitando municipi e canoniche alle ricerche di archivi che le consentissero di sviluppare la sua tesi di laurea. Era figlia di possidenti terrieri e il padre era il podestà di Visinada. Era anche ufficiale della milizia, ma dopo l'8 settembre, secondo le testimonianze della sorella Licia, che è un personaggio cardine di questa storia perché è il testimone vivente, la famiglia cominciò a ricevere minacce, anche armate. Il 25 settembre del 43, 17 giorni quindi dopo la capitolazione e il disfacimento dell'esercito, un gruppo di partigiani titini, appoggiati dai partigiani comunisti italiani, approfittando dello sbandamento generale, irruppe in casa Cossetto, razziando ogni cosa. Dal racconto di Licia Cossetto, sorella di Norma, leggo testualmente: ci hanno portato via tutto. Si sono prese anche le divise di papà, che in seguito hanno indossato cucendoci sopra la stella rossa. Una volta hanno anche sparato in casa. La mamma era terrorizzata e anche noi ragazzi. Tuttavia, Norma era un po' più ottimista e sperava che tutto questo disordine, anche morale, si dissolvesse presto. Ecco l'aspetto positivo di questa ragazza, questo carattere sempre ottimista. Ma il 26 settembre del 43, un partigiano di nome Giorgio si recò a casa della Cossetto, convocando Norma al comando dell'ex caserma dei carabinieri di Visignano, il comando presidiato dai partigiani. Questo comando dei partigiani era composto in parte dai comunisti italiani e in parte da quelli slavi. Questa fragile e delicata ragazza, piena di entusiasmo per la vita, studiosa e positiva verso il prossimo, dolce nel modo di essere, venne interrogata con durezza dai caporioni che si divertivano ad intimorirla e a tormentarla, promettendone libertà e mansioni direttive, se avesse accettato però di collaborare e di aggregarsi alle loro imprese, cioè di entrare nel movimento partigiano, anche fornendo informazioni contro il padre podestà di Visinada, proposta che Norma rifiutò. A quel punto fu rilasciata, ma il 27 novembre fu arrestata nuovamente dai partigiani e questa volta condotta nell'ex caserma della Guardia di Finanza a Parenzo, insieme ad altri parenti, conoscenti, amici. La sorella Lidia tentò inutilmente di ottenere il rilascio, forse caratterialmente più combattiva. Un paio di giorni dopo, i tedeschi però, come dicevo prima, all'inizio occuparono le città più importanti e poi le città meno importanti, arrivarono a Visinada. Così i partigiani, sentendosi minacciati, in nottata a bordo di un autocarro, trasferirono tutti i prigionieri e li portarono nella scuola di Antignana, che era stata trasformata in prigione. Nella scuola di Antignana, Norma fu separata dagli altri prigionieri, perché è qui che inizia l'incubo dei suoi ultimi giorni di vita. Dal 1 al 4 ottobre del 43, Norma viene legata nuda ad un tavolo, con alcune corde,
e sottoposte a sevizie, stuprate dai suoi carcerieri, 17 aguzzini. L'episodio della violenza carnale fu poi riferito da una donna abitante davanti all'ex caserma che, attirata dalle urla, appena buio, osò avvicinarsi alle imposte, socchiuse, vedendo Norma legata al tavolo. E sempre dal racconto di Licia Cossetto, che ricorda questa testimone, ci dice: «Ancora adesso, la notte ho gli incubi, a ricordo di come l'abbiamo trovata, mani legate dietro la schiena, tutto aperto sul seno il golfino di lana, tirolese, comperatoci da papà la volta che ci aveva portato sulle Dolomiti, tutti i vestiti tirati solo all'addome, solo il viso mi sembrava abbastanza sereno. Ho cercato di guardare se aveva dei colpi di arma da fuoco, ma non aveva niente. Sono convinta che l'abbia gettata giù, ancora viva. Mentre stavo lì, cercando di ricomporla, una signora si è avvicinata e mi ha detto: signorina, non le dico il mio nome, ma io quel pomeriggio, dalla mia casa, che era vicina alla scuola, dalle imposte socchiuse, ho visto sua sorella legata ad un tavolo e delle belve abusare di lei. Alla sera, poi, ho sentito anche i suoi lamenti. Invocava la mamma, chiedeva acqua, ma non ho potuto fare niente perché avevo paura. La notte tra il 4 e il 5 ottobre, Norma e gli altri 26 prigionieri legati con il fil di ferro furono costretti a spostarsi verso Villa Surani. Ancora vivi, furono gettati nella foiba lì vicina. Norma e le altre donne, prima di essere uccise, furono nuovamente sottoposte a violenza. Poco tempo dopo, la sorella di Lidia fu arrestata e dopo un lungo interrogatorio rilasciata, con la minaccia di venire nuovamente arrestata, come se volesse ripetere la stessa sorte e la stessa dinamica della sorella più grande, un incubo che non poteva accadere di nuovo. Sempre dal racconto di Licia, anch'io qualche tempo dopo sono stata arrestata. Mi prelevarono un pomeriggio, gente del posto, e mi portarono presso la scuola di Castelliere per interrogarmi. Volevano sapere dove fosse mio padre o altre notizie sulla nostra famiglia. Inoltre insistevano perché io aderissi alla loro causa. Al mio rifiuto mi riaccompagnarono a casa, sempre sotto scorta, ma mi dissero che mi avrebbero ripresa al più presto. Il padre Giuseppe Cossetto cercò la figlia, ma invano, perché fu ucciso a Castellaliere Santa Domenica con un colpo di coltello e morì poi nelle foibe. Il 10 ottobre del 1943 tornarono i tedeschi nel corso dell'operazione Nubifragio, un'offensiva militare tedesca per il controllo dell'Istria, e gli slavi scapparono. Il 10 dicembre del 1943 il comandante dei vigili del fuoco di Pola, maresciallo Arnaldo Arzaric, ritrovò il corpo di Norma nella foibia profonda 136 metri e disse, e leggo testualmente: era caduta supina nuda, con le braccia legate con il fil di ferro, su di un cumulo di altri cadaveri. Aveva ambedue i seni pugnalati, un pezzo di legno conficcato nella vagina e altre parti del corpo sfregiate. Arnaldo Arzaric dichiarò la propria certezza che anche negli ultimi istanti le ragazze avessero dovuto lottare contro la brutalità dei partigiani. Successivamente Emanuele Cossetto identificò la nipote e riconobbe sul suo corpo varie ferite d'arma da taglio e altrettanto riscontrò sui cadaveri degli altri, quindi vi era stato un gioco perverso sulle vittime. La sorella Alice, che come dicevo era di carattere più combattivo, andò a denunciare ai soldati tedeschi questi assassini, che li arrestarono e li costrinsero a passare la notte in piedi, vegliando la salma di Norma, prima di essere fucilati all'alba del giorno successivo. Tre di loro impazzirono, certamente perché soli con la loro vittima e con il peso enorme dei loro rimorsi, aspettando la morte. Il cadavere di Norma oggi riposa nella cappella mortuaria del cimitero di Santa Domenica di Visinada. Riflessioni. Sono cresciuto nel mito di un racconto, quanto vago ed incerto. Nessun libro mai ha affrontato la verità. Nessun insegnante di storia ha mai raccontato il fatto. Sembravano voci di corridoio. Tutto era coperto nell'omertà. Tutto era nell'oblio dell'incertezza, dell'inesistenza. Per oltre 70 anni la storia è stata silente. I governi sono stati conniventi con gli assassini. La classe politica è stata vergognosamente complice.
una ferita ancora aperta, generazioni, la mia generazione, è cresciuta nella falsità storica. E finalmente il 10 febbraio del 2005 il Parlamento italiano dedica la giornata del ricordo ai morti delle foibe e all'esilio di massa degli italiani in un'Italia che non li voleva. Come diceva Emilio prima, la legge 30 marzo 2004, numero 92, ha istituito una solennità nazionale in memoria degli italiani civili, uomini, donne, bambini, violentemente trucidati dalla violenza inaudita ed efferata dei comunisti slavi, che hanno costretto le famiglie, la popolazione italiana, all'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra, dalla più complessa vicenda del confine orientale. Questo lo recita l'articolo 1 della legge, perché l'articolo 2 impone alle istituzioni ed enti a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate. Grazie al presidente Carlo Azeglio Ciampi, che nel primo anniversario della legge del 2005 disse: questi drammi, questi drammatici avvenimenti formano parte integrante della nostra vicenda nazionale. Devono essere radicati nella nostra memoria, ricordati e spiegati alle nuove generazioni. E oggi, Antonella, noi stiamo facendo questo. Stiamo spiegando questi fatti drammatici. La storia ci ha evidenziato che l'odio spesso discende da vicende ataviche. Questo odio slavo discendeva dai presupposti impiantati dall'impero austro-ungarico, che trova anche origine non solo su questo Consiglio dei Ministri del 12 novembre del 1866, ma anche sul fatto di una potenza commerciale e culturale che era quella dei Veneti. Quindi parliamo della pace di Rialto nel 1933. Quindi sono vicende forse ataviche che creano conflitti e creano discriminazioni oggi contro gli italiani. D'altronde la prova dell'odio razziale noi l'abbiamo vista nel film Rosso Istria, del regista italo-argentino Maximiliano Hernando Bruno, un film duro ma necessario sulle foibe e su Norma Cossetti. Nel momento in cui il comandante delle milizie slave si rivolge al partigiano italiano, si evidenzia che i titini slavi, se possono servirsi di loro in quanto comunisti, li odiano in quanto italiani. E l'unica ricompensa che potranno ottenere sarà solo l'invio a lasciare quelle terre, pena la morte o l'infoibamento. Pertanto non è il fascismo il problema o la giustificazione delle violenze, ma il disegno panslavista e comunista, dove non vi è posto per chi non la pensi come loro o chi non sia come loro. Non vi è posto per gli italiani che siano neri o rossi, non vi è posto nemmeno per tutti quegli slavi che hanno imparato a convivere in pace con gli italiani, con i quali spesso si erano sposati. Allora era riservata una sorta altrettanto crudele. Ringrazio tutti quei film che sono intervenuti in questi ultimi anni, quindi i registi come Alberto Negrin, quella fiction televisiva Il cuore nel polso, Antonio Bellucco con il film Segreto d'Italia, Simone Cristicchi con il musical Magazzine 18 ed ancora quello che abbiamo richiamato poc'anzi, Massimiliano Hernando Bruno con il film Rosso Istria. Recentemente sono stati fatti dei riconoscimenti come a Trieste, adesso recentemente il 12 giugno verrà celebrata la giornata della liberazione della città di Trieste dall'occupazione slava, con la motivazione: sottoposta a durissima occupazione straniera, subiva con fierezza il martirio delle stragi e delle foibe, non rinunciando a manifestare attivamente il suo attaccamento alla patria. Per quanto riguarda Norma Cossetto, sei giorni dopo l'Università di Padova, le conferì la laurea ad honorem. L'8 febbraio 2005, sempre Carlo Azeglio Ciampi, gli riconobbe la medaglia d'oro al merito civile. L'Università di Padova nel 2011 gli riconobbe una targa commemorativa della morte di Norma e la laurea ad honorem, che dicevamo prima. Altri comuni sono intervenuti intestando la via. Il 17 maggio 2020, come dicevo all'inizio, vi è stata la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita e si è costituito il comitato 10 febbraio con lo slogan Un sorriso lungo 100 anni, che qui abbiamo fatto nostro in questo convegno, con l'avvio di manifestazione di commemorazione. Questa è la storia di una ragazza, sorridente, del suo epilogo. Oggi la ricordiamo e raccontiamo la sua storia. È la storia di un popolo a cui è stata negata la dignità. Ma questo popolo è composto dai nostri fratelli,
e per noi di San Benedetto in particolare ricordiamo anche il Torrentum, come dicevo prima, come origine, un popolo che chiedeva l'appartenenza, la propria identità di essere italiani. Ma mentre noi parliamo di una violenza con in mano il cuore dell'amore, altri tentano l'inverosimile, tornando a violentare più volte una giovane e dolce ragazza. Questo fatto storico è l'ennesima testimonianza che la violenza ha sempre trovato tempo, luogo ed occasione per imporre la sua inaccettabile ragione, che non la giustifica e tantomeno giustifica nessuna delle atrocità che mette in atto per manifestare il suo potere distruttivo. Violenza che purtroppo ritroviamo sino ai nostri giorni, nonostante il progresso e la civiltà, in cui nell'attuale società la donna è ancora vittima e dove la sete di potere non esclude l'annientamento sotto qualsiasi forma, usando la sopraffazione per imporre il proprio ideale, che sia politico o religioso, invece che accettare e proporre un confronto tra le diverse ideologie, cercando, per quanto possibile, un punto di comunione e di condivisione e non di conflitto. Norma incarna il sacrificio di tantissime donne, ancora oggi oggetto di violenza, discriminazione e sopraffazione, e il suo sorriso non verrà mai cancellato. Voglio, a questo proposito, parlare di un'altra poesia, sempre scritta da Miriam Pasquali, dedicata a Norma. E questa poesia noi oggi la dedichiamo a Diana Cossetto, che so che ci sta ascoltando ed è una discendente di Norma. Immolata. A te, Norma, figlia d'Italia e del mondo, vittima innocente di una violenza inaudita. A te è dedicato il riscatto di questa grande ferita che fu inferta senza pietà alla nostra patria. Ma vorrei tu sapessi che nemmeno un battito è andato perso nel cuore e delle tue grida inascoltate. Sei viva nella memoria della storia in cui l'Italia oggi ritrova una se stessa rubata. Legittima vittoria, orgoglio e vanto di un popolo forte, bello e coraggioso, il popolo istriano, il popolo italiano. In conclusione, questa mia qualità di relatore, io faccio istanza al Comune di San Benedetto di dedicare una via, come diceva Emilio, alle foibe. Io la vorrei dedicare proprio a Norma Cossetto e vorrei anche un riconoscimento come cittadinanza onoraria con la seguente motivazione. Studentessa istriana, dal sorriso intramontabile, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba, fiera figlia d'Italia. Grazie. Grazie Gianluigi. Mi senti, sì? Sì, perfetto. Adesso ti sento. Beh, diciamo che non potevamo fare una scelta più azzeccata, più sensibile di te. L'avevamo sempre saputo che sei un uomo poliedrico dall'animo sensibile e ci hai dato veramente una grandissima occasione per poter capire le varie angolazioni dove si manifesta la violenza. Hai detto una frase tra le tante frasi che tu hai detto. Me ne ha colpita una, non c'è posto, la violenza nasce dove non c'è posto per chi non la pensi in modo uguale. A chi si trova, io aggiungerei, in posizione di forza. Sì. Questo è un concetto fondamentale che si ritrova alla base di ogni tipo di conflitto, fuori casa, fino ai grandi conflitti delle guerre. Conflitti che hanno portato alla strage delle foibe, ma che si ritrova anche nei conflitti all'interno delle mura domestiche. È sempre una stessa matrice. Ovunque ci sia una mentalità che è incapace di dare rispetto ad un pensiero, un modo di essere diverso dal proprio, lì nasce un conflitto che spesso si traduce anche in violenza, in sopraffazione. Alla base della violenza, anche tra le mura domestiche, dove spesso e volentieri sono vittime le persone che si trovano in una posizione di fragilità, prime tra tutte le donne che sono state messe in una posizione di fragilità
dal punto di vista proprio epocale, sociale, da millenni, ma possono essere vittime tutte le altre persone che si trovano in posizione di fragilità, che possono essere anche indipendentemente dal sesso, maschi e femmine che si trovano in una posizione, diciamo, di fragile rispetto ad un interlocutore in posizione di forza che non è in grado di dare valore al diverso. Alla base del conflitto e soprattutto della violenza, di un conflitto che si risolve nella violenza, c'è una cavernicola gestione delle divergenze. Un tempo, ma purtroppo ancora oggi, le divergenze venivano risolte con la forza. Uno dei due interlocutori in qualche modo doveva sopraffare l'altro e necessariamente l'interlocutore in posizione di forza si trovava a sopraffare l'interlocutore in posizione di debolezza. In posizione di forza e debolezza, in qualche modo, questa posizione di forza e di debolezza, che purtroppo ancora oggi è una modalità con cui si gestiscono le divergenze, impedisce il cosiddetto reciproco rispetto, impedisce di dare valore a chi la pensa in modo diverso. Tutti vorremmo attuare il reciproco rispetto, il rispetto dell'altro, ce ne riempiamo la bocca, ma purtroppo la modalità per attuarlo, per renderlo pratico, in definitiva, è sconosciuta alla maggioranza. Non conosciamo, siamo ancora, io lo chiamo analfabetismo psicologico, non sappiamo come attuare il reciproco rispetto, come nelle divergenze riuscire a trovare la modalità di far esistere entrambi gli interlocutori che si trovano in disaccordo. E questo è una gestione che in qualche modo ancora oggi purtroppo vige. Ed è questo uno dei cavalli di battaglia che ho cercato durante il mio mandato di assessore alle pari opportunità, integrazione, inclusione, politiche della pace. È un po' questo che il mio sindaco mi ha dato come compito. In qualche modo aiutare la cittadinanza, le persone a capire che il problema della violenza, della sopraffazione, dei soprusi è all'interno della propria mente. E sono le mappe mentali in qualche modo tossiche che noi utilizziamo. Quando io parlo di posizione di forza, intendo posizione di forza da diverse angolazioni, ad esempio interlocutore in posizione di forza fisica, in posizione di forza psicologica, in posizione di forza legale, dato che la legge me lo permette, allora io ti ferisco, ti piaccio. Posizione anche di forza, ad esempio, economica, sicuramente. Ok? Sono tutte posizioni di forza, tra virgolette, che hanno sopraffatto interlocutori in posizione di fragilità e prevalentemente ci si sono trovate ad essere vittime, come noi sappiamo, le donne. E quindi è fondamentale che ci sia chi aiuta le donne ad uscire dalla loro posizione di vittima, in definitiva. Norma Cossetto, con la storia che tu ci porti, ci dà la possibilità proprio di riflettere come, in qualche modo, nella storia che tu hai raccontato, ci sia una posizione di forza di stati che sopraffanno i paesi, le razze, in posizione di fragilità, no? Quindi non si parla di sesso, in definitiva. No? E poi di persone in posizione di forza che predano la posizione di debolezza in cui si trova la donna, in questo caso la Norma Cossetto. Il problema non è un problema, tra virgolette, che di razza o di sesso. Il problema della violenza è un problema di cultura, è un problema di cultura, di gestione delle divergenze, in qualche modo ancora cavernicola, ed è un problema che riguarda tutti, indipendentemente dal sesso. Sicuramente per antonomasia, posizione di fragilità, si trovano ad essere vittime prevalentemente le donne, le persone con una disabilità, gli anziani, ok? Ma anche uomini che si trovano in una posizione di fragilità, uomini che sono sopraffatti da altri uomini in posizione di forza, e questo si nota
anche tra le mura domestiche, può accadere anche che vengano sopraffatti da partner, da donne che si trovano in posizione di forza rispetto a loro, da vari punti di vista. Quindi mi hai dato in qualche modo la possibilità di ripetere questo mantra che sto ripetendo da sempre, che in poche parole bisogna andare oltre i pregiudizi, ok? E capire che la violenza si può combattere da tante angolazioni, ad esempio anche con delle regole dal punto di vista legale ben chiare sicuramente, togliendo dalla fame e dando i diritti a tutti i popoli, ma soprattutto si combatte cambiando la cultura. E questo cambiamento di cultura, diciamo, da questo punto di vista, oggi siamo ancora molto carenti. Bisogna fare moltissimo per cambiare la cultura del modo di stare in relazione. Alla base della mancata, diciamo, gestione delle divergenze rispettosa, c'è ad esempio il non aver acquisito la modalità di rispettare il diverso. La gran parte di persone non sa rispettare il diverso, ha aderito in definitiva a credere che ci sia una verità assoluta. Chiunque crede che ciò che è il proprio modello sia l'unico modello giusto al mondo che debba esistere, in qualche modo è condannato a sopraffare chi divergerà da questo modello. Non c'è posto per chi la pensi come noi. E finisco con una riflessione proprio sul nostro Papa, che domenica scorsa ha fatto un'omelia veramente sorprendente, fantastica, nella quale ha detto in maniera chiara, come lui è solito parlare, ha detto in maniera chiara: dimenticate di credere che le persone siano uguali. Siamo tutti diversi, profondamente diversi. Quindi l'amore ha a che fare con la capacità di rispettare il diverso. Amare chi si conforma a noi non necessariamente è amore, perché l'amore si vede nella capacità di saper dar spazio a chi non aderisce al nostro modello. Ed è proprio qui che in qualche modo dobbiamo anche noi delle istituzioni fare qualcosa. Dobbiamo divulgare una cultura veramente che ci liberi dalle credenze tossiche che ci impediscono di attuare il reciproco rispetto. Perché le guerre fuori casa e dentro casa hanno a che fare con questa matrice, in definitiva. Io ti ringrazio. Ci abbiamo parecchi complimenti anche su Facebook. Per esempio, una ragazza, una signora, Elena, ci dice: uno stupro e un omicidio gratuiti e imperdonabile, quello di Norma Cossetto. È bene parlarne per il nostro popolo e per le donne di tutto il mondo. Complimenti agli organizzatori e complimenti a Gianluigi Pepa. Io ti faccio anche i miei personali complimenti. Voglio fare anche complimenti alla poetessa, la Miriam Pasquali, che la conosco molto bene ed è una personalità molto sensibile e raffinata del nostro territorio. Grazie Miriam, perché ci arricchisci sempre con traduci in parole la sensibilità del nostro cuore. Grazie. Prego Gianluigi. Io volevo ringraziare a te per l'opportunità che mi hai dato e perché con te ho visto che possiamo collaborare veramente per cose belle insieme, cose di cultura, ma cose anche di sensibilità. E quello che hai detto mi approfondisce e mi arricchisce per il futuro e per quello che sento. Grazie. Antonella, mi perdoni, buonasera. Ha detto tantissime qualità dell'avvocato Gianluigi Pepa, ma non ha detto una cosa fondamentale, che è un bravissimo pittore. Ha un'armonia quando dipinge di colori fantastica. Quando pubblica su Facebook i quadri, me li vorrei comprare veramente tutti. Ciao Gianluigi. Ciao, è vero. Cristina, hai ragione. Infatti i quadri che si vedono sono i suoi. Sono belli, belli, veramente belli. E poi Antonella, faccio i complimenti a lei perché è un'ottima
un'ottima presentatrice. Ha fatto un quadro dell'avvocato Pepa veramente conciso, chiaro e trasparente. Quindi grazie, non niente, la verità. Io la verità. Ringrazio, ma sa perché profondamente glielo dico? Perché dica. Ho una grande difficoltà, le spiego. Sono venuta a fare la conferenza in comune, perché c'è anche in concomitanza la giunta, e quindi mi sono collegata in un ambiente che non conosco e non c'era la connessione, quindi mi sono persa gran parte delle cose meravigliose che ha detto Gianluigi, ma me le vado a risentire su YouTube, perché metteremo il video su YouTube, e quindi ero un po' in difficoltà. Mi spiego, per questo, però essere piaciuta, nonostante abbia dovuto improvvisare, mi fa molto piacere. Tanto io e Gianluigi siamo in sintonia, ci siamo parlati prima e ci siamo subito capiti che il suo argomento si sposava in maniera armoniosa con la mission, diciamo, di me assessore, quella di aiutare le persone a capire che la serenità è dentro di noi, nell'acquisizione di una mappa mentale libera dalle tossicità. Se noi conosciamo la ricetta dell'amore e del rispetto, sappiamo anche metterlo in pratica. A volte non riusciamo a mettere in pratica il rispetto, pur volendolo, solamente perché stiamo sbagliando, diciamo, la mappa mentale. Parlo facile, la ricetta è fatto in buona fede la gran parte delle volte che feriamo qualcuno. Questo io ve lo posso dire perché, essendo anche una psicoterapeuta ultra decennale, so che in realtà c'è questo aspetto. Bene, allora Gianluigi, io ti ringrazio, ringrazio il nostro Emidio del Sompo. Volevo far vedere la bandiera dell'Istria. La bandiera dell'Istria, grande, grande, accanto ai tuoi quadri. Benissimo. Noi, come amministrazione comunale, vi salutiamo, grazie ancora Gianluigi, faremo ancora tante altre cose insieme e forse riprendiamo anche questo argomento per approfondirlo ancora meglio. A disposizione. Do un appuntamento a tutti quelli che ci seguono a giovedì prossimo, sempre ore 18. Ci sarà un relatore altrettanto sensibile che ci darà una prospettiva, diciamo, un po' diversa, per aprirci un po' i paraocchi, sulla violenza. Ci parlerà della violenza subita dagli uomini, dalle persone di sesso maschile che vengono a trovarsi in una posizione di fragilità rispetto a persone che si trovano in posizione di forza. Perché per combattere la violenza bisogna capire che la violenza non ha sesso. Tutti noi possiamo essere vittima di prevaricazione e violenza, quindi dobbiamo in qualche modo difenderci e uscire dai ghetti. Grazie, un grazie. Abbraccio a tutti. Grazie Antonella, buona serata a tutti, ciao, grazie Luigi, avvocato, benissimo. Ciao Gianluigi. Ciao, grazie a voi. Ciao. Certo, grazie, buonasera. Scusate gli inghippi. Cercheremo di attrezzarci ancora meglio. Fanno parte della diretta. Di nuovo, arrivederci. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera. Ciao. 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 Ciao.